Confartigianato presenta un evento nazionale qui a Pesaro. E appunto, di cosa consisterà l'evento, gli ospiti, il programma e soprattutto la motivazione che vi ha spinto? Allora, l'evento è la voglia di raccontare comunque quello che c'è oltre il mondo artigiano, che magari normalmente si vede, ma c'è una ricchezza molto superiore secondo noi. Quindi vogliamo parlare appunto proprio non tanto della festa, cioè il 19 marzo era la festa religiosa San Giuseppe Artigiano, ma noi ormai da 3 anni andiamo oltre questa connotazione solo di feste religiose e parliamo infatti di cultura artigiana. Quindi era l'occasione proprio, in occasione dell'anno della cultura, della città della cultura, appunto Pesaro, quindi era l'occasione sicuramente per portare questo evento anche in questa città. È un evento a livello nazionale, quindi ci sono i vertici della Confartigianato Nazionale, in cui volemmo tentare di parlare con degli ospiti veramente autorevoli dal punto di vista proprio sia della parte scientifica per quanto riguarda tutto quello che è lo sviluppo del mondo imprenditoriale, a partire dall'intelligenza artificiale, ma non solo i temi dell'intelligenza artificiale. Vorremmo trattare anche come impatta l'intelligenza artificiale sul mondo artigiano. Noi sappiamo che abbiamo delle imprese che si sono evolute in questi anni in maniera eccezionale, ma dobbiamo fare in modo che non siano travolte da un evento che potrebbe non essere governato. Ci sarà in collegamento Fagin dalla California, che è, come sapete, è già stato qui a Pesaro, è il primo che ha studiato anche a fondo quelle che potevano essere le implicazioni scientifiche dello strumento quantistico del computer proprio sui metodi di ragionamento anche umani delle persone. Quindi ci sarà in collegamento Fagin, ci sarà poi un fisico musicista che è appunto Vincenzo Schettini, che è grande comunicatore anche per i giovani. Quindi è un evento che servirà per fare il punto un po' della situazione della nostra imprenditoria, soprattutto della piccola imprenditoria, ma servirà anche per capire dove si deve andare per il futuro. Questo è il tentativo che vogliamo fare, il messaggio che vogliamo mandare anche ai giovani. Questo tentativo di dialogare con i giovani che come associazione portiamo avanti da diversi anni, lo stiamo replicando anche con un percorso di formazione che noi facciamo all'interno di Confartigianato, che è la scuola per imprenditori. E quest'anno il tema della scuola per imprenditori sarà appunto l'intelligenza artificiale e quindi come governare l'intelligenza artificiale a servizio del nostro mondo, della piccola impresa e dell'artigianato, per far sì che sia uno strumento di competitività in un panorama sempre più complesso. Un contributo, cioè un sostegno anche per questa iniziativa da parte della Camera di Commercio, no? Sostegno da parte della Camera di Commercio, che è sempre presente a queste iniziative quando si parla soprattutto di divulgare quelli che sono i valori del nostro territorio e della nostra regione, che dobbiamo appunto essere grati alla Camera di Commercio e ringraziare naturalmente anche il Comune di Pesaro per aver messo a disposizione il bellissimo Teatro Rossini per un evento che secondo noi sarà ricordato per un po' di tempo. L'intelligenza artigiana è un argomento ormai sulla bocca di tutti. Noi preferiamo parlare di intelligenza artigiana, che comunque compensa ed è complementare all'intelligenza artificiale. Sono sicuramente delle risorse che si possono coniugare e sicuramente l'intelligenza artigiana è quella che ci fa andare avanti tutti i giorni, produrre nuove idee che possiamo poi sviluppare anche con l'intelligenza artigiana. Confartigianato è stata vicina da subito al progetto della Capitale Italiana Cultura, credendo nel progetto, condividendo dei percorsi, coinvolgendo la stessa amministrazione anche nei ragionamenti di internazionalizzazione che sta portando avanti e in particolar modo raccogliendo quello che è stato un input che abbiamo dato alle organizzazioni, alle associazioni, ai livelli produttivi, così come agli ordini professionali, di approfittare di questo 2024, una vetrina importante per tutto il territorio, per tenere e attrarre anche eventi nazionali delle proprie organizzazioni nel territorio. Quindi niente di meglio il 19 marzo, giornata dedicata a San Giuseppe all'artigianalità, vissuta in questo caso però con un occhio molto attento al contemporaneo e al futuro, a partire dal titolo dell'intelligenza artigiana, che ovviamente vuole dialogare con le sfide dell'intelligenza artificiale, non come paura ma come elemento di potenzialità di un lavoro che viene fatto sulla base della qualità del sapere artigiano in una provincia come la nostra, in cui è altissima, insomma, oltre al 90%.
50% la parte di produzione che viene dal mondo artigiano, in una regione che è fortemente artigiana, e quindi un focus importante che vivrà in tutta la giornata del Teatro Rossini con grandi ospiti che ci permetteranno di ragionare, dialogare e proiettare in avanti queste sfide. Quindi grazie alla Confartigianato perché è un contributo importante di incontro al programma della Capitale 24. Un evento che si svolge a Pesaro ma che è stato reso possibile dal lavoro di tutti, da un lavoro di squadra della Confartigianato. Assolutamente, per noi, come già detto, è un'emozione, è un orgoglio ospitare un evento nazionale qui a Pesaro, per noi che tutti i giorni viviamo il contesto delle imprese, delle persone, e quindi è sicuramente un valore aggiunto. Non a caso è un valore artigiano, ok, con cui trasmettiamo questo evento, il concetto dell'intelligenza, come noi abbiamo rinominato nella campagna di tesseramento 2024, intelligenza artigiana. Quale sviluppo può esserci appunto lato pratico, l'intelligenza artificiale e l'artigianato, dove si trovano insieme? È un connubio perfetto, deve essere una di quelle sfide che da oggi, tanti parlano di futuro, ma il futuro lo stiamo vivendo con il presente, scusate il gioco di parole, che l'artigianalità va di pari passo con l'intelligenza artigiana. Solo grazie a questa esprimeremo il vero valore dell'essere artigiano di domani e di oggi. Questo penso che sia per Pesaro, per il territorio, per Confartigianato, per tutti gli imprenditori una giornata unica, importantissima, e anche per tutti i pesaresi, per tutti i giovani pesaresi in particolar modo, perché è un'opportunità senza precedenti che non dobbiamo assolutamente trascurare, non possiamo prenderla sotto gamba, ma dobbiamo valutare, sfruttare e vivere a tutto tondo nel pieno delle sue potenzialità. Un momento estremamente importante, questa coniugazione tra intelligenza artigiana e intelligenza artificiale, perché darà modo, secondo me, di avvicinare anche i giovani, sarà un elemento di stimolo anche per i giovani che, come tutti sappiamo, sono un po' più orientati alla tecnologia e sono più attratti dall'innovazione, e coniugando queste due cose, artigianalità, quindi spirito artigiano, intelligenza artigiana a intelligenza artificiale, sarà un modo anche per i giovani di avvicinarsi a quelle che potrebbero a loro modo di vedere le cose essere temi magari un po' superati, mentre invece torneranno a poter, avranno l'occasione di poter apprezzare in questa circostanza le grandi potenzialità che abbiamo sul territorio, che purtroppo non sono state adeguatamente, forse proprio dalla mia generazione, trasmesse nella giusta modalità ai giovani. Ecco, a stimolarli con questo connubio di professionalità artigiana unita a allo stimolo che si può ottenere unendo le due potenzialità, sono sicuro che avremo una risposta positiva anche nell'interessamento giovanile, e questo è un aspetto molto importante per il territorio, perché stiamo rischiando di perdere il trasferimento delle professionalità e non ce lo possiamo permettere, visto che siamo un territorio di grandi potenzialità, di grande saper fare, di grande artigianalità, che ci rende un territorio conosciuto nel mondo, pur essendo una piccola realtà. Per questo evento abbiamo messo l'essere umano al centro, quindi la persona nel suo valore in termini di creatività, d'ingegno, che poi è quello un po' che contraddistingue il saper fare e anche l'artigianalità. L'artigianato, il territorio, la cultura, ma anche l'innovazione sono valori che noi come Confartigianato cerchiamo di promuovere con ogni nostra iniziativa, sia iniziative che vanno a beneficio diretto delle imprese, sia iniziative che parlano appunto di cultura, quindi si rivolgono alla collettività
in senso più ampio. Questo lo facciamo da sempre nella provincia di Ancona e nella provincia di Pesaro Urbino, con iniziative che attraverso il territorio permettono di valorizzare le eccellenze del Made in Marche e alcune tipicità di eccellenza. Lo abbiamo fatto per esempio portando a Palazzo Ducale per la prima volta nella storia della Galleria Nazionale delle Marche una mostra dell'artigianato artistico di eccellenza. Lo facciamo oggi a Pesaro con questo evento del 19 marzo e con il sostegno all'installazione della Biosfera, che è un'opera che parla di innovazione, tradizione, territorio, sostenibilità, temi che da sempre portiamo avanti con le nostre imprese e che fanno anche parte della campagna di comunicazione Intelligenza Artigiana che Confartigianato sta promuovendo da alcuni mesi. È un momento importantissimo anche perché ci fermiamo un attimo rispetto alla velocità con cui affrontiamo tanti argomenti e tante situazioni ogni giorno e durante l'anno. Ci fermiamo un attimo per celebrare più che festeggiare gli artigiani, per celebrare sì anche l'intelligenza artificiale e l'intelligenza artigiana. Non è cosa da poco, non è un argomento facile perché sta prendendo piede forse fin troppo velocemente, però ricordiamoci che ogni tanto è giusto trovare dei momenti nei quali riflettere e soffermarci su alcune questioni. Se ci guardiamo intorno non c'è niente non fatto dagli artigiani. Provate a pensarci un attimo, anche in un anno particolare come questo sulla cultura. La cultura è cultura artigiana e gli artigiani hanno plasmato la storia di questa città, di questa regione, di questo mondo. Se togliessimo i mestieri artigiani, credetemi, scomparirebbe praticamente il mondo dalla faccia della terra. Provate a pensarci un attimo. Saremo al Teatro Rossini, costruito dagli artigiani. Saremo con la presenza di tante persone che ci daranno il loro punto di vista, ci faranno riflettere, perché è il momento della riflessione, e spero che ci saranno tanti giovani, perché è un nostro obiettivo. I giovani sono i giovani artigiani, sono i giovani che si affacciano alla realtà di tutti i giorni e dell'economia di questo territorio. Lo ricordavano adesso prima i presidenti, questo è un territorio che ha oltre il 90% di imprese artigiane. Ci piacerebbe un domani che queste imprese fossero sempre più formate anche dai giovani. Ed ecco la presenza di Schettini, che è un personaggio anche che coinvolgerà sicuramente la platea e sicuramente ci farà anche in certi momenti sorridere, piuttosto che anche qui riflettere da un punto di vista importante rispetto a quello che molti non conoscono. Quindi la comunicazione anche da parte nostra è importante ed è una comunicazione che deve essere non artificiale, ma deve essere adatta al momento che stiamo vivendo, un momento particolare, e perché la platea deve capire anche quello che noi siamo come Confartigianato rispetto a quello che loro stanno vivendo e possono essere come protagonisti dell'economia di questo territorio e del futuro di questo territorio, sicuramente in maniera artigiana e con un'intelligenza magari artigiana che dovranno applicare nelle loro realtà e nel loro modo di essere e del fare artigiano in questa provincia.